Ciao e benvenuto al video di oggi. Il video di oggi è veramente, veramente importante. È veramente importante sia nel network, ma soprattutto nella vita. Vediamo perché, vediamo di che cosa si tratta. Si tratta di indirizzare le persone verso certi comportamenti, che sono buoni per loro e che noi vogliamo. Si tratta di come dare feedback. Feedback. Meccanismo di retroazione, dare un certo consiglio per migliorare un certo comportamento. Come dare feedback alle persone. Allora, perché è importante come dare feedback alle persone? Perché le persone ascolteranno o meno quello che noi gli dobbiamo da dire a seconda di come glielo diciamo. E questo è importante perché se è un qualcosa positivo per loro, chiaramente anche per noi ci deve essere, non è che dobbiamo dare un consiglio solo su qualcosa che è positivo per noi, ma un qualcosa che è positivo anche per gli altri, perché le persone magari le possiamo influenzare una volta, ma poi se ne rendono conto che quello che gli diciamo è bene per noi o no. Quindi massima etica anche su questo. Nella nostra attività dare feedback è fondamentale per favorire la duplicazione. Perché se noi gli diamo dei suggerimenti che funzionano per loro, noi favoriamo la duplicazione e quindi è veramente importante. Se la nostra duplicazione stenta è perché questi feedback, una ragione, le ragioni possono essere tante, ma una ragione è perché questi feedback non li diamo in modo corretto. Allora, quando diamo dei consigli alle persone, dobbiamo considerare alcune cose, ok? Sono delle cose fondamentali, ma che tendiamo a dimenticarci. Una ragione è il carattere indipendente dell'altra persona. L'altra persona non è un tuo dipendente, ma si parla di distributore indipendente. L'altra persona indipendente. L'altra persona ha il suo business, esattamente come te. Non è il tuo business, sì, è anche il tuo business, ma quello che lui costruirà, il lavoro che andrà a fare, lui lo fa per lui, non lo fa per te. Siccome molto spesso noi mettiamo un carico emozionale, quando sponsorizziamo una persona abbiamo un carico emozionale che deriva dallo sforzo che abbiamo fatto, dalla relazione che abbiamo costruito con questa persona, allora questo carico emozionale fa sì che noi vediamo in qualche modo la persona o quello che questa persona fa come cosa nostra, come il nostro dipendente. Tant'è che io vedo molto spesso degli sponsor che trattano i loro incaricati come dei dipendenti, ok? Allora, inizialmente le persone accetteranno i nostri consigli, accetteranno quello che gli diciamo di fare, perché se la persona è digiuna di tutto, non conosce l'attività, ascolta, accetta, quasi sempre ovviamente, e soprattutto all'inizio la nostra leadership è una leadership direttiva, gli diamo delle indicazioni, tu devi fare esattamente questo, questo e quest'altro. Man mano che la persona impara, dobbiamo un po' staccarci e riconoscere questo carattere di autonomia. Perché vi dico questo? Questo è veramente importante ed è un punto che veramente in tanti non riescono a capire. Magari anche voi avete il vostro sponsor che dopo anni che siete lì vi dice: tu devi fare questo, devi fare questo, devi fare quell'altro. E magari ve lo dice anche nel modo non corretto. Vi faccio un esempio: una persona a cui faccio coaching l'altro giorno mi ha detto: Lorenzo, io ai miei incaricati gli devo far capire che loro
cazzo devono essere puntuali agli appuntamenti, perché non va bene, devono essere puntuali. Adesso gli do un cazziatone, lo capiscono per tutta la vita. E gli ho detto: guarda, questo non è il modo, ok? Allora, qual è il modo per dare un feedback a un incaricato in modo corretto? Allora, innanzitutto è riconoscere che comunque che tutto quello che lui fa è buono, ok? Qualsiasi impegno che lui mette è un qualcosa che noi riconosciamo e apprezziamo, perché no, lui non ci deve nulla, te lo ripeto, un incaricato non ci deve nulla, e quindi qualsiasi cosa che lui fa noi lo riconosciamo. Ciò che noi riconosciamo nelle altre persone e che apprezziamo e glielo facciamo notare, l'incaricato tende a ripeterlo, ok? Non diamo per scontato che una persona fa delle cose per noi, innanzitutto non lo fa per noi, ma lo fa per lui. Quindi cosa avrebbe potuto dire? Cosa gli ho consigliato di dire? Gli ho detto: innanzitutto, grande ragazzi che state facendo gli appuntamenti, grande, che mi complimento con voi che avete preso l'iniziativa di incontrare le persone. Quindi si riconosce, riconoscimento del comportamento positivo. Questo è il primo passo. Grande, state facendo gli appuntamenti, state parlando con le persone, avete veramente deciso di prendere in mano la vostra vita, io vi apprezzo e mi complimento con te, stai andando nella direzione giusta, complimenti. Dopo che gli abbiamo dato il riconoscimento per le cose che loro fanno giuste, e le cose, se noi riconosciamo le cose che le persone fanno giuste, le persone queste cose tendono a ripeterle, andiamo a inserire il suggerimento. Una cosa che mi sentirei di dirti: complimenti che fai gli appuntamenti nel modo giù, che fai gli appuntamenti, complimenti che parli con le persone. Una cosa che mi sento di dirti è: se tu arrivi tardi all'appuntamento, che immagine dai alle persone? Non è un'immagine tanto buona, è sicuramente meglio arrivare puntuali. Bene, allora giusto questo, io ti consiglierei, per ottenere maggiori risultati, di sforzarti ad essere puntuale, cercare di arrivare puntuale all'orario che hai stabilito con l'altra persona per un colloquio. È un qualcosa che ti può fare veramente il salto di qualità. Quindi, suggerimento. E terzo, un altro commento, lo possiamo chiamare un altro commento positivo. Comunque grande, stai andando bene, stai facendo le cose giuste, adesso lavora per sistemare giusto questa cosa, ma stai veramente andando nella direzione giusta, sei una persona veramente valida. Ok, sto guardando che mi si sta scaricando la batteria della telecamera. Allora, spero di avervi dato delle indicazioni giuste. Io, per essere poco tollerante e per voler dare delle indicazioni troppo forti, ok, dire tu devi fare quella cosa, ho perso un rapporto con dei leader veramente forti. Mi è capitato, ok? Poi chiaramente il rapporto si può ricostruire quando uno riconosce: ok, adesso la batteria ci abbiamo messo il cavo, dovrebbe essere a posto. Allora, tenete presente che i vostri migliori leader, le persone che produrranno più risultati nella vostra organizzazione, sono persone che hanno un carattere indipendente. Persone che vogliono fare di testa loro, persone che vogliono crearsi il loro gruppo, persone che vogliono avere il controllo della situazione in modo anche indipendente da voi.
Quindi se voi avete delle difficoltà, se tu hai delle difficoltà a lasciare il controllo ad altre persone, perché vuoi sempre controllare, vuoi vedere, l'altra persona deve fare in un certo modo, eccetera, tu la duplicazione farai molta, molta fatica a farla. Una difficoltà nel duplicare è quella di lasciare agli altri lo spazio, ok? Sempre il controllo, perché magari c'è una paura di scarsità, perché abbiamo paura che la persona magari se ne può andare, vogliamo comunque controllare, oppure perché abbiamo un ego che noi siamo importanti, noi dobbiamo far vedere agli altri la nostra importanza, è una sensazione interiore, noi siamo importanti, dobbiamo apparire come leader di fronte a tutti. Ok? Andiamo a parlare con i distributori di questa persona. E avere un ego forte non è utile per la duplicazione, ok? Dobbiamo essere disposti a lasciare andare, non dobbiamo avere paura di perdere le cose, dobbiamo dare incondizionatamente quello che possiamo dare. Ma il nostro ego dobbiamo veramente lavorarci, ok? Con l'ego intendo così la voglia di essere importanti nei confronti delle altre persone, la voglia di apparire o la voglia che una persona, siccome noi facciamo un lavoro, ci ringrazi, ok? Magari ci ringrazia anche, ma non ce lo dobbiamo aspettare, non ce lo dobbiamo aspettare, ok? Allora, l'ultimo esempio volevo darti, perché questa cosa può esserti utile anche nella vita quotidiana. Ti faccio un esempio. Facciamo che tua moglie, io sono un maschio, mia moglie mi cucina. Io vado da mia moglie e gli dico: questa cosa che hai cucinato stasera fa proprio schifo, non mi piace per nulla, ok? Cosa dirà mia moglie? Mi dirà: bene, ok, vai a mangiare al ristorante o cucinati da solo. E io cosa avrò risolto? Niente. E se invece io dico: cara, guarda, tu cucini veramente bene, a me mi sembra qua di mangiare tutti i giorni al ristorante, apprezzo il lavoro che metti nel curare i piatti, l'amore che metti nel fare le cose, è veramente importante quello che fai per la famiglia. Una cosa solo: in quella carne magari forse è meglio che ci metti, in quel piatto lì è meglio che ci metti un po' meno di sale, un po' meno di pepe, e è già buono, ma mi piacerebbe ancora di più. Comunque veramente complimenti, sei come cuoca, sei fantastica, continua così. Mia moglie sistema quel piatto come lo devo fare, come a me piace di più, e continua felice la sua attività senza che io devo andare a mangiare al ristorante o senza che devo cucinare da solo. Questa cosa la possiamo fare con tutti, la facciamo sia con tutte le persone del mondo, la dobbiamo fare. Perché? Perché noi ci teniamo veramente alle persone e che loro si sentano gratificate e che loro siano felici di stare con noi. Questo è l'unico modo per trattenere agli altri le persone. Le persone devono essere felici di appartenere al nostro mondo. Se le persone non si sentono capite, non si sentono supportate, non si sentono lasciate libere, ma anzi si sentono costrette, allora noi quelle persone le perderemo o non faranno niente, il che è esattamente la stessa cosa. Ti invito come al solito, se ti è stato utile queste riflessioni, a lasciare un commento sotto il blog, a condividerlo con Facebook, con le altre persone. È sempre un piacere cercare di darti le mie considerazioni, quello che penso. Mi piace condividerlo con te e ci vediamo al prossimo video. Ciao!